Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale. In apertura il Covid-19, l'indice RT abruzzese è il più alto d'Italia. Avanza la variante Delta, ma la pressione ospedaliera rimane a livelli non preoccupanti. Ad inizio settimana prossima si riunirà la cabina di regia ministeriale e si decideranno eventuali nuove restrizioni. Giuseppe Dintino. RT record in Abruzzo, che ora rischia seriamente di tornare in zona gialla. La nostra regione è tra le candidate a subire nuove restrizioni, insieme a Sardegna, Sicilia, Veneto, Campania e Lazio. L'indice di contagiosità in Abruzzo è il più alto di tutta Italia, attestandosi a 1,21. Lunedì o martedì, quando si riunirà la cabina di regia ministeriale, si decideranno eventuali cambi di colore. Il ministro Speranza sembra intenzionato ad accogliere la richiesta dei governatori di cambiare i parametri. A pesare non sarà tanto l'incidenza del virus, quanto piuttosto la pressione ospedaliera. In Abruzzo la situazione negli ospedali è ampiamente sotto controllo, come ha detto ieri sera il presidente Marsilio a margine dell'unità di crisi regionale. Nei piccoli numeri l'RQT è assolutamente, non ha veramente quasi alcun valore. Per paradosso, un posto in cui magari per 10 settimane si ammala una sola persona, se un giorno se ne ammalano due è l'RQT pari a 2, quindi questo, diciamo, non significa assolutamente niente. Il dato vero che dobbiamo sottolineare e continuare a dire è che noi abbiamo l'1% di occupazione posti letto in terapia intensiva e il 2% in area medica, quindi siamo praticamente ai minimi termini da quel punto di vista. E il problema del Covid è sempre stato questo. Dobbiamo modulare le eventuali azioni di restrizione sul tema dell'impatto sugli ospedali. In Abruzzo 16 contagi ogni 100.000 abitanti, ben al di sotto quindi della soglia di 50 oltre la quale scatta la zona gialla. Inoltre prosegue la campagna vaccinale, sono circa 100.000, ha detto il governatore, le somministrazioni ogni giorno. La circolazione del virus in Abruzzo è veramente molto molto limitata. La vaccinazione continua ad andare avanti spedita, l'Abruzzo continua ad essere tra le prime regioni in Italia nella campagna vaccinale, sopra la media nazionale. A preoccupare soprattutto l'avanzata della variante Delta, che ora in Abruzzo è responsabile di 2 contagi su 3. È anche vero però che qui si è efficienti nell'individuare la sequenza del virus, grazie ai laboratori dell'Università d'Annunzio e all'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il timore comunque è che la curva dei contagi torni a salire rapidamente. Tra qualche giorno i numeri ci diranno se i festeggiamenti per la storica vittoria della nazionale di calcio agli europei hanno avuto o no un impatto sulla diffusione del Covid. Rispetto alla scorsa settimana abbiamo fatto esattamente lo stesso numero di contagi, quindi non c'è nessuna crescita verticale. Naturalmente non possiamo escludere che magari anche a causa degli europei, dei grandi, diciamo, festeggiamenti e assembramenti che si sono creati, nei prossimi giorni ci possano essere ulteriori fiammate. Cambiamo argomento. Durante l'illustrazione del bilancio 2020 della TUA, la società che gestisce il trasporto in Abruzzo, il direttore generale Maximilian Di Pasquale ha tenuto in modo particolare a ringraziare tutti i dipendenti che nell'anno più difficile a causa della pandemia non si sono mai tirati indietro, garantendo ogni giorno un servizio efficiente. Vediamo. Soddisfa sia i vertici TUA che quelli della regione Abruzzo il bilancio 2020 approvato dall'azienda che gestisce il trasporto locale nella nostra regione. I numeri, a differenza degli anni passati, vanno interpretati guardando alle contingenze che si sono verificate, ovvero alla pandemia che nel 2020 ha portato ad una riduzione di ricavi da traffico di circa 13 milioni di euro. L'azienda, come conferma il direttore generale Maximilian Di Pasquale, è stata pronta a ridurre le spese per un importo quasi equivalente con l'aiuto degli indennizzi varati dal governo e dalla stessa regione Abruzzo, è riuscita a chiudere il bilancio con un leggero utile. Ciò però ha determinato una contrazione di costo sul personale che lo stesso direttore si sente di ringraziare. Ringraziamo anche i lavoratori che hanno capito il momento particolare e si sono resi disponibili sia a lavorare in condizioni obiettivamente rischiose, perché per un certo periodo portare le persone veniva individuato come un rischio, e sia ad accettare alcuni sacrifici, quali a titolo esemplificativo la cassa integrazione e il blocco dello straordinario. La cassa integrazione comunque è stata utilizzata al minimo, poiché
che l'azienda era già arrivata pronta a questo appuntamento, che non era un appuntamento, diciamo, si è fatta trovare pronta per questo imprevisto, in quanto aveva già avviato un'opera di efficientamento e di riduzione dei costi attraverso la ristrutturazione dell'organizzazione del lavoro e l'avvio delle subconcessioni. Abbiamo ridotto i costi per servizi e, nonostante questo, abbiamo dato seguito al piano degli investimenti senza far rinunciare l'azienda e con essa il territorio abruzzese allo sviluppo che era stato pianificato in termini pre-Covid. La tua in questo anno particolare ha permesso alla Regione Abruzzo di essere la prima in Italia ad avviare il doppio ingresso nelle scuole per garantire il servizio anche in situazione di capacità di mezzi ridotta. Siamo riusciti a far questo con una nuova organizzazione del lavoro pensata in meno di un mese, con l'asilo di personale assunto con modalità più agili e anche, ripeto, con un consenso ed un supporto interno che, nonostante qualche momento di non di frizione ma di richieste, di spiegazioni, di un minimo di tensione, è stata accettata dal personale e ci ha consentito di andare avanti. L'Abruzzo, ripeto, è stata la prima regione ad avviare il doppio ingresso ed è stata un modello anche per altre regioni. Siamo alla cronaca. Un uomo 42enne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale civile di Pescara dopo essere stato investito ieri pomeriggio a Pescara mentre attraversava la strada, soccorso dai sanitari del 118, è stato portato in ambulanza al pronto soccorso e dopo essere stato stabilizzato trasferito in reparto. Sull'accaduto sono in corso accertamenti degli agenti di polizia municipale, mentre due bambini di un anno e 5 anni sono ricoverati all'ospedale civile di Pescara in seguito ad un incidente stradale accaduto ieri a Montesilvano Colle dopo uno scontro fra due auto. I due bambini erano in macchina con i due genitori di 35 e 29 anni, anche loro rimasti feriti in modo non grave. La donna in stato interessante è stata curata e poi dimessa, così come il marito. I vigili urbani di Montesilvano stanno ricostruendo l'accaduto. E noi cambiamo ancora argomento. Si è tenuta questa mattina la conferenza stampa per presentare il grande evento Quale città? Identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza, che si terrà presso l'Aurum di Pescara il 23 luglio. L'evento è stato fortemente voluto dal senatore Luciano D'Alfonso e vedrà la partecipazione, fra gli altri, del presidente del Senato Casellati. Vediamo. Si chiama Quale città, identità, dimensioni, bellezza e diritti di cittadinanza, l'evento organizzato dal senatore Luciano D'Alfonso e che si terrà il prossimo 23 luglio all'Aurum di Pescara. Quale città sarà una giornata dedicata a immaginare e a ragionare sulla vocazione, le funzioni ed il destino delle città ed è stata concepita anche come una prima risposta alle nuove esigenze emerse nel corso della pandemia che ha completamente rivoluzionato il modo di vivere e le aspettative dei cittadini. Tante le personalità presenti, fra cui il presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati. È necessario tornare a riflettere sulla città. Il titolo di questo grande evento è appunto Quale città? Riflettendo su come la città deve riorganizzarsi per rispondere ai bisogni nuovi che hanno i cittadini. Quale deve essere l'identità della città? Perché abbiamo visto che si è creato il problema dello spazio, il problema dei rapporti, il problema delle funzioni e allora abbiamo pensato di creare un grande evento in collaborazione con l'università, con le riviste, con architetti, con intellettuali, con docenti universitari, con altissime personalità delle istituzioni, la Presidente del Senato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, tantissime appunto personalità del mondo istituzionale per ragionare appunto su cosa sia necessario fare per assicurare le nuove funzioni alle città. La città è sempre di più la forma principale in cui vive l'uomo, ma ne abbiamo conosciuto nuovi limiti. Nuovi limiti per noi significano anche nuove opportunità su cui bisogna confrontarsi, cioè bisogna far allenare il pensiero, perché questo è un momento non solo di spendere risorse, ma è anche e soprattutto un momento per pensare a nuove norme, a nuove forme organizzative che sappiano precorrere le esigenze, perché poi una delle finalità delle classi dirigenti non è solo quello di rispondere oggi per oggi ai bisogni che i cittadini hanno, ma anche auspicabilmente nel confronto con coloro che ragionano, che riflettono, che sanno intuire a quelli che saranno i bisogni di domani. E per questo motivo c'è bisogno di occasioni lunghe
di pensiero, e quella di quale città è un cantiere che si apre il 23 di luglio e che conoscerà nuove e altre occasioni. Già a settembre avremo un altro grande evento con il sindaco di Barcellona, ma di questo poi parleremo meglio in altre occasioni. È solo per dire che questo è l'inizio di un percorso. Importante riconoscimento per l'ex sindaco e attuale assessore del comune di Pescara, Luigi Albore Mascia, a cui verrà conferita la cittadinanza onoraria di Gardone Riviera, dove si trova il Vittoriale degli Italiani di D'Annunzio. È un sigillo, un rapporto di amicizia, oltre che di collaborazione istituzionale e culturale, che da più di 10 anni lega il comune di Pescara a quello di Gardone Riviera, all'impegno sociale di promozione artistica che Luigi Albore Mascia da sindaco ha avviato per riallacciare la figura e la memoria di Gabriele D'Annunzio alla sua città natale. È il primo pescarese, naturalmente dopo Gabriele D'Annunzio, ad essere riconosciuto nella terra adottiva del Vate, proprio per il grande lavoro di tessitura della memoria che portò alla creazione del primo logo Pescara, città d'annunziana fortemente identitario dal punto di vista culturale e nello stesso tempo marchio di immagine turistica attrattivo. Per me è un riconoscimento di grande importanza, affermato l'assessore, che non esalta solo l'impegno delle istituzioni ma quello dell'uomo. Agli amministratori lombardi, al presidente del Vittoriale Giordano Bruno Guerri, Albore Mascia donerà un modello di casa d'annunzio in 3D custodito in una teca in plexiglass. Alla cerimonia, che si terrà lunedì 19 luglio, sarà presente anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci. E Legambiente ha presentato oggi un focus sulle spiagge italiane. Aumentano le concessioni in Abruzzo, mentre resta il problema dell'erosione costiera. Paolo Renzetti. Spiagge. Aumentano del 12,5% le concessioni balneari, preoccupa l'avanzare dell'erosione costiera e i tratti di costa non balneabili. Decisi incrementi si registrano anche in Abruzzo, con un salto degli stabilimenti da 647 nel 2018 a 891 nel 2021, mentre prosegue la scarsa trasparenza sulle concessioni e il nervo scoperto dei canoni irrisori. Questi in sintesi alcuni dei risultati del report spiagge del 2021, redatto da Legambiente, che ha fotografato quella che è anche la situazione delle spiagge abruzzesi. L'Abruzzo è in linea con quelle che sono, insomma, la maggior parte dei territori italiani, un po' al di sopra della media ma non si discosta troppo. Le maglie nere fortunatamente in questo momento per noi sono altre ed hanno dei valori molto più alti dell'Abruzzo. L'Abruzzo comunque ha un 48% di scosta sabbiosa occupata dalle concessioni, ma ci sono regioni che arrivano addirittura a un 70%, quindi ci rendiamo conto di quanto in realtà abbiamo lavorato per preservare comunque una fruizione in qualche modo ancora libera e democratica delle nostre coste. Possiamo migliorare ancora, però comunque parte del lavoro è stato fatto ed è stato garantito. È vero che negli ultimi 3 anni abbiamo avuto un incremento delle concessioni, però è anche vero che ad esempio la nostra regione è tra quelle che hanno legiferato per garantire, anche che sono, se con una percentuale non molto alta, che almeno un 20% di coste venga mantenuto libero, quindi ad uso spiaggia libera, ed è vero che comunque stiamo continuando a lavorare perché queste coste libere siano comunque garantite balneabili e soprattutto ci sia una sinergia tra i tratti di arenile in concessione e le spiagge libere. È importante che all'interno di questo percorso ci sia un quadro nazionale che vada nella direzione di creare un piano di adattamento e resilienza climatica, soprattutto per combattere il tema dell'erosione ma dell'innalzamento delle acque, perché ci sono delle realtà anche in Abruzzo, e Pescara è una di queste, insieme con la foce del Sangro e del Tronto, dove questo rischio è alto. Quindi bisogna mettere in campo una strategia complessiva che vada in questa direzione. Non bisogna spaventarsi dell'opportunità di andare anche a bando, perché significa ridare anche dignità e qualità a quei servizi. La sostenibilità deve essere al centro, non possiamo permetterci una situazione che esiste solo in Italia, tutto il resto del mondo, non solo l'Europa, la sta attraversando e la sta superando con delle soluzioni. Noi continuiamo a rimanere nello stallo. Oggi, anche per le sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non possiamo più permetterci di rimanere inerti. Vanno fatte le scelte con coraggio nella giusta direzione, che è quella della sostenibilità. Tantissima partecipazione di pubblico per le 3 serate del festival Oltre le Parole, che si è tenuto a Montesilvano ed organizzato dall'associazione oltrelepparole.net. Vediamo.
Il 14 luglio è stata la giornata conclusiva del festival Oltre le parole, kermesse letteraria che si è tenuta a Montesilvano. L'evento è stato fortemente voluto dal sindaco Ottavio De Martinis, dagli assessori alla cultura e alle manifestazioni Sandra Santavenere e Deborah Comardi, dal consigliere comunale Marco Forconi, unitamente al direttore artistico del festival, lo scrittore e docente Marcello Nicodemo. Dopo mesi trascorsi in presentazioni di libri via streaming, tanti gli autori presenti alla manifestazione, tra cui Luigi Leonardi, autore de La paura non perdona. Leonardi, che da diversi anni vive sotto scorta dopo aver denunciato gravi reati estorsivi di matrice camorristica, a cui il sindaco De Martinis ha attribuito un'onorificenza per il suo coraggio e per il suo prezioso esempio. A salire sul palco di Largo Venezuela nella serata conclusiva Imma Vitelli, che nel suo libro La guerra di Nina parla della guerra in Siria e una storia d'amore. Siamo bombardati da immagini perché i social ci fanno vedere immagini tremende di bambini, di madri, di persone ridotte nella loro disumanità e alla fine invece quello che mi muoveva nel romanzo era quello di restituire umanità, dignità alle vittime, agli oppressi. E che quel bambino che magari ho incontrato in Siria poteva essere il figlio di ognuno di noi. Il protagonista di uno dei romanzi è appunto un bambino che si chiama Walid. Volevo restituirgli una storia con cui ognuno di noi poteva identificarsi e magari capire che cosa c'è dietro un'immagine di un bambino che ci guarda, che piange, che è scioccato, magari dopo un bombardamento, a cui noi ci siamo assuefatti e non va bene che noi ci siamo assuefatti a immagini così estreme. Il Città Sant'Angelo Music Festival, giunto alla sua sesta edizione, torna anche quest'anno con la messa in scena dell'opera lirica Don Pasquale di Gaetano Donizetti. L'evento avrà luogo presso il Giardino delle Clarisse nelle serate di 18, 19 e 20 luglio. Il progetto è curato dal maestro Alessandro Mazzocchetti, direttore artistico del Città Sant'Angelo Music Festival, e sostenuto dalla Fondazione Nicola Polidoro. Vediamo. Sesta edizione di Città Sant'Angelo Music Festival, Alessandro Mazzocchetti, direttore d'orchestra, di che cosa si tratta? Città Sant'Angelo Music Festival è una manifestazione di musica classica, quest'anno di opera lirica, in particolare il Don Pasquale di Donizetti, che parte domani, tre serate, 18, 19 e 20 luglio a Città Sant'Angelo al Giardino delle Clarisse. Nello specifico appunto il titolo di quest'anno è il Don Pasquale di Donizetti, nella regia di Manuel Renga, che ha riambientato l'opera negli anni 20-30 del proibizionismo americano, quindi vedrete tutta una scenografia molto particolare, molto bella a mio parere, all'interno del Giardino delle Clarisse. La compagine orchestrale sarà l'orchestra del Conservatorio Luisa D'Annunzio di Pescara. Con noi avremo un cast d'eccezione, nel ruolo del titolo il Matteo D'Apolito, quindi nel ruolo di Don Pasquale, nel ruolo di Ernesto Matteo Mezzaro, nel ruolo di Malatesta Guido Dazzini, e due studentesse del Conservatorio faranno il ruolo della protagonista femminile di Norina, nel dettaglio Claudio Nicole Calabrese nelle date del 18 e del 20 e Jessica Ricci nelle date del 19, e a chiudere il cast il notaio di Valerio Morelli, un altro studente del Conservatorio di Pescara. Ecco, ingresso a pagamento con biglietti che possono essere acquistati sui circuiti comunque dei bar e tabaccherie del paese. Sì, o anche scrivendo alla mail csamusicfestival@gmail.com. Come va allora nel post pandemia questi eventi? State ripartendo? Si soffre? Ecco, qual è la situazione adesso? Ma innanzitutto siamo veramente contenti di essere riusciti a ripartire, perché la situazione è sappiamo tutti quella che è. Noi ce l'abbiamo fatta, prima di cantare Vittorio ovviamente aspettiamo la fine delle tre recite, però sicuramente siamo contenti e soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Poi adesso il giudizio sarà del pubblico, che spero accorrerà numeroso queste tre serate. La Sant'Angelo è ricca di scorci meravigliosi e di punti veramente scenografici e adatti a tutti i tipi di musica, dalla musica da camera, alla musica lirica, la musica sinfonica. Noi abbiamo scelto il Giardino delle Clarisse, cambiando un po', diciamo, l'orientamento naturale del giardino per sfruttare un balcone che diventerà poi la casa di Don Pasquale, quindi veramente molto legato alla location, la nostra scenografia.
Presentato il nuovo libro di Dom Serafini, Messaggeri d'Abruzzo nel mondo, volume 2, che raggruppa 100 personaggi di origini abruzzesi attualmente residenti in vari paesi del mondo. Questi personaggi hanno poco a che fare con la vecchia emigrazione stile valigia di cartone e invece molto con la più attuale fuga di cervelli. Vediamo. Questo libro, anche il primo, ma questo tipo di libro ha due caratteristiche. Il primo è quello di insegnare ai giovani, per ispirare i giovani a come fare per aver successo all'estero, perché ci sono personaggi di qualsiasi lavoro, qualsiasi professione che uno possa immaginare. Quindi se uno dice voglio aver successo all'estero, come faccio? Io sono cuoco, sono professore, sono insegnante, sono ricercatore. Qui possono trovare idee, possono trovare ispirazione per come avere successo all'estero. Il secondo elemento importante di questo libro è che mentre i nostri amministratori regionali devono promuovere l'Abruzzo all'estero, il mio compito è quello di promuovere, di far conoscere gli abruzzesi in Abruzzo, perché questi sono personaggi molto famosi all'estero e in qualsiasi paese, ma non sono conosciuti in Abruzzo. Quindi è importante che gli abruzzesi conoscano questi personaggi, questi abruzzesi che lavorano e hanno avuto successo all'estero. Non posso dire che c'è un personaggio che mi piace più dall'altro, veramente sono tutti fantastici. Non è facile descriverli perché hanno un curriculum enorme, io devo condensare una vita in 40 righe, quindi la parte difficile è cercare di condensare, di trovare quegli elementi che li rendono vivi, che li rendano come sono, esprime il loro successo, l'articolo e il libro sia in grado di descrivere quello che fanno, come hanno fatto, e non è facile perché lo spazio dedicato nella rubrica dominicana è molto piccolo e naturalmente dopo viene riflesso anche nel libro. Apriamo ora la pagina dello sport. Nella scorsa stagione, causa Covid, il Pescara ha svolto l'intero precampionato al Poggio. Quest'estate invece i biancazzurri sono tornati a Palena. Per il sindaco Claudio De Miglio la presenza della squadra è un segnale di ripartenza per il paese e il comprensorio. Andrea Costantini. Sindaco Claudio De Miglio, Palena torna ad accogliere il Pescara per questo raduno della stagione 21-22, è tutto pronto? È tutto pronto, è una bellissima gioia avere qua di nuovo il Pescara, soprattutto in virtù della bellissima vittoria della nazionale che ci ha fatto gioire con gli europei, quindi di partire una ripartenza di tutta la nazione e anche di Palena, quindi il Pescara a Palena sì, una bella ripartenza, tutto pronto, speriamo che le cose vadano veramente per il meglio per il Pescara che ne ha proprio bisogno. Ecco, lo scorso anno causa Covid il Pescara non è stato a Palena e non è andata bene. Possiamo dire che Palena potrebbe tornare a portare bene come è successo negli anni passati? Noi ce la mettiamo tutta e mi auguro che anche la sorte e il destino faccia lo stesso. E il calcio è un gioco, quindi purtroppo ci può stare anche la sconfitta. Speriamo che questo non accada e sia veramente di buon auspicio affinché il Pescara vada veramente avanti, perché una regione Abruzzo ha bisogno di una squadra importante come il Pescara, quantomeno in Serie B. Cosa significa avere nuovamente il Pescara nel suo comune? Significa avere movimento, significa far sì che gli alberghi, i ristoranti, i bar, tabaccherie e quant'altro finalmente rivedano un po' di movimento in questo, come dicevo poco fa, pericolo, questo periodo di pandemia così brutto che abbiamo vissuto tutti. Ecco, nel frattempo Palena ha anche conquistato la bandiera arancione, che mi sembra sia un importante traguardo per una località come questa. Siamo uno di quei comuni che l'ha mantenuta per ulteriori anni fino al 2023, tanto è vero che futuristicamente avremo anche una bella manifestazione sulle bandiere arancione. La bandiera arancione vuol dire tutto, vuol dire avere accoglienza, vuol dire avere turismo, vuol dire avere un'ottima raccolta differenziata, vuol dire una serie di fattori, ma soprattutto grazie ai cittadini che permettono di avere questo borgo così bello e pulito. Come vanno le cose qui nel comprensorio? Siamo nel mezzo della stagione estiva, lei prima parlava di ripartenza proprio legando questo periodo all'arrivo del Pescara, ma come vanno le cose?
c'è stato fortunatamente una buona ripresa. Anche noi abbiamo vissuto come cittadini un periodo un po' particolare, come ha vissuto tutta la nazione. Fortunatamente ne approfitto di fare un appello al vaccino. Il vaccino è veramente importante, il vaccino aiuta tanto fisicamente e psicologicamente. Questo significa vivere in tranquillità e in piena libertà la propria vita e riprenderci i propri spazi. Intervenuto alla serata di gala del premio Carmine Rodomonti, il presidente del Teramo Calcio ha disegnato l'identikit del nuovo allenatore, ma per l'annuncio ci sarà bisogno ancora di tempo. Vediamo. Presidente Iachini, intanto partiamo dalla serata, una bella serata che ripercorre la storia gloriosa della Teramo Calcio, che compie 108 anni di storia. Sono tanti, non ero nato all'epoca. Sì, no, una bella serata, ha fatto piacere di essere intervenuto, si sono viste tante, tante glorie del passato di questa squadra. Comunque è un segno che è una città che tiene molto alla sua squadra e dovrebbe essere sentito anche da, non solo dai, solo dai, dai tifosi, ma anche dalle istituzioni e da tutta la comunità diciamo imprenditoriale, cioè quelli che devono fare qualcosa per la città, tutti devono dare. Questo è un suo messaggio affinché qualcuno si avvicini, perché più volte ha detto che il Teramo va avanti, però bisogna avere un aiuto. Bisogna rendersi conto di quello che vogliamo, perché noi possiamo anche essere una sola persona al comando, ma naturalmente poi ci dobbiamo aspettare la categoria che questo può offrire, quindi non è che si può pensare che una sola persona al comando possa avere la forza se non c'è l'aiuto di tutti, perché grandi piazze possono stare in gironi più importanti, in categorie più importanti, perché comunque hanno degli indotti che gli permettono di sostenere queste cose. Quindi diciamo che quello che io dico non è un messaggio negativo, ma quando una città merita la propria categoria, perché al solito non può essere sempre qualcuno, però adesso questa sera non dobbiamo parlare di soldi, dobbiamo parlare di questa bella opportunità che il Teramo anche quest'anno, dopo i due anni più difficili del calcio, si è iscritta al campionato. È sicuramente una squadra competitiva che la temono già in tanti. Abbiamo visto che blasoni più importanti di Teramo hanno avuto una sfortuna a non essere iscritti, e quindi vediamo come andrà. Ma per quanto riguarda l'allenatore e il direttore sportivo? Ancora non c'è nulla. Quando dovranno aspettare ancora i tifosi? Ma il problema non è che devono aspettare loro, il problema è che aspetto io, perché insomma non è facile fare una scelta così su un campionato così difficile, perché è un campionato che dovrà vedere una competizione ancora più particolare, perché non c'è solo l'ambizione di arrivare al primo posto, c'è l'ambizione di arrivare in una determinata posizione per poter centrare, se sarà confermato al prossimo Consiglio federale, la riforma del campionato. Quindi è veramente un campionato importante. Prima di lasciarla, un profilo giovane stile Paci che si avvicina la prima volta al campionato di Serie C, o un profilo più esperto? No, stile Paci assolutamente. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi che avete visto li trovate disponibili sul nostro canale YouTube o al sito www.tv6.it. Prossimi aggiornamenti alle ore 19 e alle ore 23. Da parte mia l'augurio di un buon proseguimento di giornata con i nostri programmi.